Vi era un tempo in cui la natura incontaminata ed i suoi frutti prelibati e profumati scandivano il connubio perfetto tra l'attività dell'uomo e la terra che li abitava. Quel tempo trova ancora ospitalità, oggi, in un luogo che lo rievoca in tutta la sua magia, in tutta la sua genuinità. Era il 600 quando queste mura ospitavano il barone Vito Bardoscia. A lui erano riservate le stanze del piano superiore di masseria York. Uomini e donne come Lomassaro, Lupe Curaru hanno poi sapientemente intrecciato le loro vite alla cura di questa terra e alla produzione dei suoi frutti, che ne hanno sempre rappresentato una forte peculiarità attrattiva. Perché oggi, come allora, masseria York, situata su una collinetta che domina Torricella, può contare sulla qualità incomparabile di specialità della cucina salentina e di vini prodotti in loco. È il 1990 e masseria York si incammina verso la sua rinascita. La innata capacità imprenditoriale della famiglia Gianfreda, lo spirito di iniziativa e il grande amore per la propria terra risanano naturalmente le crepe di una struttura da cui ancora oggi trasuda storia, fascino e calore. Lo stesso che grazie a un'atmosfera accogliente e familiare ricreata nel tempo da Antonio e Mariella Gianfreda e negli ultimi anni dalle figlie Dalila ed Emanuela ammaglia gli ospiti della masseria in qualsiasi periodo dell'anno. Ancora oggi, dopo 20 anni, dalle parole di Antonio Gianfreda traspare il rinnovato slancio per un progetto di vita tanto inaspettato quanto nel tempo fortemente evoluto. Sono passati ormai 20 anni, era nel 1900, e non avevamo nessuna intenzione né di acquisire masserie né di lavorare nei terreni. Insomma. È stata una necessità perché avevamo bisogno di un po' di terreni per costruirci una casa familiare. Ci siamo resi conto che era un affare, da tutte, non c'era verde, non c'era assolutamente niente. E piano piano abbiamo levato vigneti, abbiamo iniziato a fare ortaggi, abbiamo iniziato a fare agricoltura. Però. E nel 1996, dopo 6 anni, siamo riusciti a iniziare l'attività di agriturismo, principalmente con amici del nord Italia, e poi col passaparola sono arrivati altra gente, sempre dalla zona di Treviso, Padova, Belluno, Vicenza. È una famiglia la nostra, di conseguenza questa famiglia, più che avere dei clienti, sono degli ospiti che curiamo e che cerchiamo di far mettere a loro agio il più possibile, in modo che passano veramente una vacanza tranquilla, in un ambiente tranquillo. Nel 2002 abbiamo risistemato il vecchio frantoio semipogeo al ristorante e la vecchia stalla l'abbiamo adibita ad appartamenti. Nel 2004 abbiamo fatto la piscina. E ho creduto nell'agriturismo. È la nostra famiglia che ha iniziato e della nostra famiglia che deve andare avanti. Ed ecco oggi masseria York, 9 stanze. Sei appartamenti da 4 posti letto. Uno spazio dedicato all'attività sportiva, tennis, pallavolo, calcetto, ping pong. Una piscina. Abbiamo questa doppia formula, in particolare per quanto riguarda le stanze abbiamo la possibilità di scegliere fra 2 tipi di trattamenti, quello di pernottamento con prima colazione e quello di mezza pensione, colazione e cena, in modo che insomma la gente, dopo aver fatto colazione qui, la nostra bella colazione abbondante con sempre i nostri prodotti tipici, poi passi la giornata a mare, insomma visitando i luoghi qui intorno, per poi ritornare la sera alla cena e
insomma, a rilassarsi un po' con noi, con un bicchiere di primitivo, di limoncello, un dolcetto. Il ristorante, in origine luogo deputato alla lavorazione delle olive, poi da frantoio a teatro privilegiato di degustazione dei prodotti locali dedicati agli ospiti della struttura. A loro i proprietari riservano un coinvolgimento speciale, da banchetti allestiti ad hoc durante i quali assistere e, perché no, partecipare alla preparazione di pietanze prelibate, quali la pasta fatta in casa e il pane, a serate e danzanti coinvolgenti e divertenti, che danno di questa terra un'istantanea di essenza e colore forse inaspettata. Noi abbiamo pensato di inserire questo ballo tipico, la pizzica. Ogni sera facciamo servire la ragazza con il nostro vestito tipico, che anche questo piace molto, è un'atmosfera molto bella, un'accoglienza bella per gli ospiti, perché è un vestito particolare e vogliamo veramente che questo mantenga nel tempo, insomma, e far vedere veramente le cose un po' diverse nella nostra zona in Puglia. È una nostra tradizione. E quindi abbiamo pensato di farla vedere ai nostri ospiti e durante una buona cena, una cena che veramente ci teniamo a far conoscere tutti i nostri prodotti tipici, e poi dopo far vedere questo ballo e mettere gli ospiti insieme a noi a ballare, a stare tranquilli e a fare una serata un po' diversa. Questo a noi è piaciuto perché al mattino dopo, quando ci si incontra tutti insieme, si vede che la gente non ha tensione, più familiare, insomma. E allora la cosa è sempre diventata più bella, gente che ritorna ad anno in anno, che ce lo chiede e che ci dice: quando ci fai, Mariella, una serata pizzica per farci stare bene, insomma. E poi, decisamente fiore all'occhiello di questo angolo di paradiso pugliese, uno sconfinato orizzonte verde, ettari ed ettari di bosco lungo i quali far dissolvere sguardi e pensieri durante momenti di relax, rigeneranti e irripetibili. Tutto improntato alla cura dei dettagli, alla più cordiale ospitalità e al rispetto della tradizione, della natura e dei servizi di qualità, che in un tempo non troppo lontano riusciranno a contare però anche su nuovi e vincenti progetti che Dalila Gianfreda illustra con grande entusiasmo. Il principale progetto futuro che abbiamo in mente è quello, insomma, di intraprendere un'avventura anche nel mondo vinicolo. Quest'anno infatti abbiamo acquistato 8 ettari di terreno e in questo momento stiamo piantando, quindi, vigneto e in particolare le nostre varietà autoctone, quindi quelle tipiche del nostro territorio. Per quanto riguarda i rossi, il primitivo è il Negramaro, e per quanto riguarda i bianchi, il Fiano e il Bianco d'Alessano. In particolare quest'ultimo sarà una grande novità in quanto è poco conosciuto e quindi speriamo sia un punto di forza. Di conseguenza andremo a svolgere questa attività che andrà dalla coltivazione alla produzione, imbottigliamento e poi distribuzione finale con un nostro marchio, quindi, che ci caratterizzi in tutta Italia e all'estero, e associare questa attività, insomma, a quella di agriturismo che già svolgiamo. Saranno due attività che si compenseranno, si intersecheranno e permetteranno di dare un doppio servizio ai nostri clienti, sia da una parte che dall'altra. Pensavamo, insomma, di organizzare un tour settimanale, un'attività che ci permetta di accompagnare queste persone dal loro arrivo in Puglia fino giorno per giorno, fino alla loro partenza, in particolare per far conoscere loro la zona, le nostre località più importanti e più belle, far assaggiare i nostri prodotti e far vedere anche come li produciamo. Abbiamo 15 ettari di bosco che negli anni, insomma, mentre l'attività andava avanti, è cresciuto,
e siamo pronti quindi per valorizzarlo e per fornire un ulteriore servizio ai nostri clienti, quindi un percorso che permetta loro proprio di immergersi nella natura, nella nostra natura, quella tipica del luogo, di anche fare attività fisica, di fare una passeggiata salutare, soprattutto dopo una bella cena con i nostri prodotti, con l'abbondanza insomma che siamo soliti riservare loro. I nostri target sono soprattutto famiglie con bambini, pensionati, giovani coppie, insomma tutte quelle persone che magari dopo svolgendo una vita molto movimentata, anche stressata a volte, e abbiano l'esigenza insomma di passare un periodo di relax, di completo relax, quindi un momento per staccare da tutto il resto, immergersi in un'oasi di pace quasi insomma. Relax, tranquillità, prelibatezze locali, acque cristalline e calore del sud vi aspettano alla masseria York di Torricella.